Io farei anche un coming back o welcome back, oppure ben ritrovato, ben ritornato a lui, a DJ Beethoven TBS. Primo appuntamento telefonico di quest'oggi a Feel the 90s. Ciao Beth, come stai? E allora, ti ho detto mille volte che se fai il PR non puoi fare il DJ. Sì, basta, questa storia la devi... Basta, ho detto basta. Out. Ok. Out. Pronto? Chi è? Sì, ah, sono no, io. Scusami, no, no, guarda, cioè ormai sono... è una persecuzione, cioè ormai basta. Che è successo? Basta. Cosa c'è? Credevo che stessi parlando con me, oltretutto. No, è con l'ennesimo cialtrone di turno, guarda, lasciamo stare, vabbè. No, adesso ci racconti che ci vogliamo fare gli azzi tuoi, outs tuoi, dai. Bravo, no, basta dire outs e abbiamo già detto tutto. Solita storia, solita minestra, solita Italia che va sempre peggio. Detto ciò, chiudiamo la parentesi così non ci... Io fonderei un partito. L'altro giorno su Facebook ho scritto IDM, che è l'acronimo per qualcosa che adesso radiofonicamente sarebbe molto cacofonico, quindi eviterei di dirlo, ma se avete un... Tanto secondo me ci starebbe, sì, ogni tanto bisognerebbe azzardare. Ma ultimamente proprio come... c'era uno sponsor una volta, Feel the 90s, che si chiamava Sheetaly, e ho detto tutto, raggruppava quello che noi adesso stiamo dicendo. Ecco. Ok, ma parliamo di musica. Parliamo di musica. Che è meglio, che, come disse grande Puffo. No, Puffo quattro occhi. Ma quanto ne sai? Sì, che la puffetta non se la faceva mai poi alla fine. No, mi sa che quattro occhi è diventato così a furia di, come dire, Di puffette. Ore. Di puffare. No, era... Diciamo che la stanza che preferiva della sua casa era il bagno. Leggendo la Repubblica. Si pettinava, dai, parliamo di musica. Ma perché poi finiamo sempre a parlare di queste cose? Io non ce lo fai apposta. Ma perché no, il bello della vita. Che cos'è il bello della vita? Aspetta che ci penso. La politica? No. Le guerre religiose? Guarda, no, non credo. Mangiare, uscire con gli amici, volersi bene, ascoltare bella musica. Sono quelle le cose essenziali. Sì, ecco, bravo. Quindi parliamo di outs. Dai. No, dai, di outs abbiamo già parlato abbondantemente, però invitiamo sempre i nostri amici a visionare il video su YouTube, ma anche in televisione, dove vi capita, perché comunque capite in pochi minuti quello che è il nostro paese attuale, ma già da un po' di anni. Comunque, chiusa questa parentesi. Sì. E volevo parlarvi di un altro progetto. Ok. Quindi questa settimana PlayCloud vi propone l'ennesimo progetto da me firmato, ma questa volta non sono da solo. Guarda, la novità è questa, che non sono da solo, è un progetto a quattro mani. Aspetta, l'hai fatto in bagno come Puffo quattro occhi? Quattro mani? No, eravamo in quattro. Ok. No, eravamo in due ma con quattro mani. Una gag bang, cos'è? È stato bellissimo. Bravo, è stato bellissimo. Va bene. Va bene. Quindi a quattro mani con Francesco Capodario, che saluto. Ma la cosa importante, sono tante le cose, ci sono due featuring, quindi due voci. Questa volta non abbiamo basato a spese, abbiamo sia una voce maschile, che è quella di Adam Clay, che saluto. Chi è Adam Clay? Ve lo dico brevemente, è la voce che ha portato alla ribalta diversi anni fa il progetto di Ricky L, firmato Born Again, meglio conosciuto come Babylonia. E poi c'è una voce, una featuring che è molto molto bello, secondo me è una delle voci che stanno spiccando in questo periodo, arriva dalla Croazia, lei si chiama Trisha Pag Gasparini, il tutto a confezionare quest'opera che porta il nome di This World, che esce sulla Smilax Records, etichetta prestigiosa indipendente italiana che si fa sempre più spazio. E basta, un pezzo che è uscito a ridosso di Ferragosto, quindi aggiungerei le famose parole di Sofia Loren: e accattate il scusa di questa. Bravo, questo l'ho lasciato a te, ce lo lanci? Lo lanciamo ufficialmente. Bene, Capodaglio e Beethoven TBS featuring Adam Clay e Trisha Pag Gasparini, This World. Questo è Play Cloud.
smile makes me feel so good inside. Always looking for your smile. Il giorno che corro, a pranzo un panino e adesso non ci vedo più dalla fame. Ma per fortuna c'è Feel the 90s.